Ciao a tutti, io sono il cane Yuko. E oggi verrete con me nella mia morning routine. Sì, va bene, mi correggo. Volevo dire la nostra morning routine. Ah, queste gatte mi vogliono sempre rubare la scena, non ne posso più. Ciao a tutti, lupette e lupette! Benvenuti nel nostro nuovo video. Come avrete letto sicuramente dal titolo, saprete che stamattina vi porteremo con noi nella nostra morning routine, ovvero nella nostra mattinata. Così vedrete tutto ciò che fa Yukino appena sveglio. Vero amore? Da quando monti sul mio letto, mi riempi di bacini, mi vieni a fare un sacco di coccoline, da quando mangiamo insieme, insomma, e tutto il resto. Abbiamo deciso di fare questo video sia perché su Instagram, vero Yuko, ce l'avete chiesto veramente in tantissimi, sia perché così che non ha un cane ma vorrebbe averne uno può provare l'emozione e la gioia di averne tramite appunto noi, cioè passando questa mattinata insieme. Ma prima, Yuko, dobbiamo dire una cosa, vero? La vuoi dire te, amore? Aspetta, cosa devo dire? Ah sì, le solite cose. Mettete like al video e iscrivetevi se non volete perdervi i nostri prossimi video. Bravo Yuko, sei stato veramente bravissimo, amore. Quindi iniziamo subito. Beh, la mia giornata inizia così. Buongiorno! Buongiorno, amore! Ciao, bellissimo! Esatto, con la mia mano che giustamente mi riempie di un sacco di complimenti. In realtà io vado lì per svegliarla. Ok, va bene, devo essere sincero. Non vado lì proprio per quello, ma perché amore stare con lei a letto a farmi un sacco di coccole? Ehi, però non ditelo a nessuno. In aria cani pensano che io sia un duro. E quando finalmente avevo tutte le attenzioni della mia mano, ecco che è arrivata lei a rovinare tutto. La gatta Kayla. Ciao, amore! Ciao, amore! Dai, dai! Va mangiare la camera. E davanti a quel musino così dolce, la mia mano ha smesso di considerarmi. Ma non è giusta, oh! Mi sento veramente molto offeso. Yuko, cosa vuoi fare oggi? Con questo occhio bellissimo. Guarda che non funziona così, umana. Non cederò per colpa di due complimenti. Torna dal gatto. Beh, però in fondo è brava con le coccole. Ok, sì, va bene. Ti ho perdonata. Yuko, aiutami ad alzarmi, amore. Ok, grazie. E adesso che finalmente sono riuscita a farle alzare dal letto, puoi iniziare la nostra giornata, così salgo velocemente le scale per andare al piano di sopra in giardino. Ehi, umana, ma dove sei finita? Uff, è così lenta. Devo andare, amore, in giardino? Beh, ovvio, come ogni mattina, non ricordi? In giardino, sì, amore, sì. Adesso ti apro, sì. Oh, finalmente sei ricordata di aprirmi la porta, per fortuna. Dammi la zampetta. Bravo, sei pronto a prenderlo? Sei pronto? Guarda, Vai! E così finalmente posso giocare un po' con i miei giocattoli preferiti, qua in giardino. Beh, in particolar modo con questo pollo, che ogni volta riporto la mia mano, non so per quale motivo, dato che non me lo rende mai. Ma questa volta l'ho fregata. No, mi dispiace, non lo lascerò mai. E dopo aver fatto tutta questa faticaccia, mi vado un po' a rinfrescare e mi rilasso sulla mia sdraia preferita. Beh sì, la vita di un cane è veramente molto dura. Ehi, ma aspetta, mi sbaglio? Oppure esce odore di pappa? Iniziamo da Kimbina. Buon appetito, amore. Quest'altra invece è per Kayla. E Yuko è bravissimo, ti aspetta. Yuko, aspetta! Ho detto ora che sei bravissimo, ti aspetti! Non mi rubare la pappa, amore. Ehi, ma perché io sono sempre l'ultimo ad essere servito? Uffa! Guardate quanto sono carini tutti e tre che mangiano. Secondo me saremmo ancora più carini se mangiassi anche il cibo delle gatte. Così per dire. Ovviamente, ragazzi, oltre a Yuko e le gattine, faccio colazione anche io. E ogni volta vi faccio vedere che cosa accade. Ovvero che Yuko mi viene ad importunare perché mi vuole rubare tutto. Lo sai, amore? Ma questa... No, è inutile che mi dà la zampetta, amore. Non la puoi mangiare questa pastina. C'è il cioccolato, ti fa male. E quindi, niente, la mia morning routine è praticamente cercare di mangiare prima che Yuko mi rubi il cibo. Ed è molto difficile. Ehi, ma perché non me ne dà nemmeno un pezzettino? Non capisco. Beh, di solito funziona. Mi metto qua vicino a lei e la guardo un po' con questi occhi dolci. E beh, insomma, dai, soltanto un pezzettino. Dai, umana, per favore. Uff, ma io non voglio i tuoi baci. Ma dove l'ha nascosto il cibo? Era qua un attimo fa. A questo punto della mattinata, Yukino ha bisogno di essere pettinato. E per farlo useremo questo guanto. Vero, Yuko? Ti piace, amore? Lo detesto. Si sta già scansando. Perché ovviamente è un husky, quindi perde un sacco di pelo, specialmente in questo periodo che fa la muta. E adesso vi farò vedere quanto pelo perde. Aiuto. Seduto. Seduto, bravo. Zampetta. Bravo. Secondo voi se faccio tutto ciò che mi dice poi alla fine me lo dà un biscottino? Vero? Ditemi di sì. Uffa, non ha capito. Io ho detto biscottino, non bacino. Comunque basta spazzolarmi, umana. Qui non ci sono più nodi, te lo posso garantire. Anche perché non ne posso veramente più. Ah no, aspetta. Da queste parti mi piace. Guardate come vengono via proprio i ciuffini di pelo, perché qua c'è un sacco di pelo in eccesso e se faccio così mi rimane tutto in mano. Aiuto. Cioè, questo per farvi rendere conto quanti peli, Yuko, hai perso. Beh, dai, diciamoci la verità, tu perdi molti più capelli in doccia. Tutti i tuoi peli questi. Lo so, amore, sono tantissimi. Come lo chiamiamo questo, Yuko?
Ehi tu, ridammelo! È una piccola pallina di te. Guarda Yuko, dato che lo vuoi tanto, te lo rimetto a posto. Adesso è un ciuffetto bellissimo. Beh, in realtà non intendevo questo. Mi sono resa conto adesso che forse non è stata una buona idea girare questo video con questa maglia. Ops, ma sarà colpa mia? Ma no. Adesso ho tutti i peli di Yuko addosso. Anche nel codino. Praticamente tutti i peli che ho tolto a Yuko adesso li ho messi su di me perché sono piena di peli. Ma dato che sei stato bravissimo, Yuko, ho una sorpresa qui per te. Oh sì, che bello! Adesso sì che si ragiona. Chissà che cos'è, aspetta! Seduto, bravissimo amore. Dammi la zampetta, l'altra, batti 5, bravo amore. Dai su, Mana, ti prego, fammelo aprire. Cosa c'è dentro? No, il gioco preferito di Yuko, un altro pollo. Dato che gli piacciono da morire, ma li rompe tutti in 3 secondi. Ehi, sono qua in basso, io portalo qui. Ok, grazie mille. Aprilo! Cerca, cerca, che cos'è, che cos'è, che cos'è? Ma come faccio a saperlo? Non vedo niente qua dentro. Buona mano, aspetta, aspetta, Yuko, aspetta, se distruggi tutto. Fermo. Ehi, dai, aspetta, umana, fammi riprovare. Ma, la, Yuko, ma c'è la testa incastrata dentro. Oh no, chi ha spento la luce? È tutto buio qui. Vediamo se così ce la fa. Uffa, queste maledette zampette di pollo, non riesco ad afferrarle. Niente, andiamo, uffa, vabbè, Yuko, lo prendo io, già capito. Sì, pollo, amore. Pollo! Ma è ancora un altro pollo? Ah, quest'umana non ha proprio fantasia. E anche se ogni volta continuo a romperlo perché odio questo rumorino, lei continua sempre a prendermelo. Vabbè, dai, in fondo è divertente. A questo punto della mattinata proviamo a fare un po' di yoga insieme. Come vedrete non sarà facile perché è un cane e non lo permette mai di fare. Oh no, ho preso quello strano affare blu. Questo significa soltanto una cosa, che siamo arrivati a quel punto della mattinata in cui la mia mano improvvisamente impazzisce e inizia a fare tutte quelle cose strane. Aiuto. Beh, ma forse non si sente bene, forse ha bisogno di me. Spostati! No, amore, non le prendere i bacini. Ah, ok, ho capito. Sta di nuovo facendo quel gioco strano in cui si trasforma in delle cose. Qua è palesemente una bicicletta, giusto? Ho indovinato? E questo, beh, dovrebbe essere un ponte, giusto? Che cosa ho vinto? Comunque sì, lo so, essendo io un cane dovrei sempre starle vicino e sopportarla in ogni cosa, però quando è troppo è troppo. Aia! Ok raga, abbiamo visto che yoga non possiamo farla nemmeno oggi. Aia! Sì, il mio piano ha funzionato, adesso finalmente mi porterà fuori. Dato che Yuko mi sta palesemente facendo capire che vuole uscire perché è alla porta del giardino, mi vado un attimo a cambiare, a togliere i peli e a dare una sciacquatina e poi lo portiamo fuori. E che fai, mi segui amore? Mi segui perché sai che andiamo? Eh? Perché sai che andiamo fuori? Non si sa mai che esci da sola. Ragazzi, è così impaziente che mi sta seguendo anche in bagno. Adesso andiamo, amore, te l'ho detto. Dammi un attimo in cambio. Mi sono data una sistemata e adesso siamo pronti per l'ultima tappa della mattinata, ovvero la passeggiatina. Sì! Andiamo, amore. Sei felice? Sei felice? Questa è la mia cabina armadio, o meglio, giubbotti. Adesso prendo il giubbotto e andiamo. Sì, andiamo. Andiamo. Oh no, la porta è chiusa! Sì, sì! Notare ragazzi che abbiamo anche il tappetino di casa con la faccina di Yuko. Oh, che bello! Finalmente siamo fuori! Chissà dove andremo oggi! In macchina, Yuko! Vai, sali! Vai! Bravissimo! Bravissimo! Cintura di sicurezza messa, siamo pronti a partire! Inoltre, da un po', siccome Giuse stacca da lavoro, la andiamo a trovare, o meglio, gli facciamo una sorpresa. E sarà ovviamente una sorpresa anche per Yuko, perché non sa che stiamo andando da Giuse, il mio fidanzato, perché non lo sapesse. Quindi andiamo a fargli una sorpresa. Speriamo di riuscirci, Yuko! Ok, ragazzi, siamo arrivati alla pista preferita di Yukino, questo posticino in cui si può correre e camminare. Ci sono tanti altri cagnolini. E adesso faremo una passeggiatina insieme. Ehi, aspetta, sento un odore familiare. Guarda che c'è, amore. Guarda che c'è appena uscito. Guarda che c'è. Quello laggiù assomiglia tantissimo al mio umano. Ma no, è impossibile. Ciao. 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 Yuko, c'è babbo. C'è babbo, amore. Sì, c'è babbo. Sì, bravo, amore. Ciao. Amore, ma che ci fate qua? Ti ha fatto una sorpresa. In realtà non ne sapevo niente, ma sono così felice. Sì. Sì, che bello, che bello. Te l'ha detto io quando andavamo da babbo. Ok ragazzi, il video di oggi direi che finisce qua con la sorpresa a Giuse. Questa è stata la nostra mattinata di me e Yukino. Spero che vi sia piaciuta. Quindi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, potete fare un like, commentare a tutti. Sì, spammatelo ovunque. Condividete, fate qualunque cosa.
cosa. No, a parte scherzi, fateci sapere se anche la vostra mattinata col vostro cane si svolge così oppure in maniera diversa. Al prossimo video. Ciao Lupetti. Ciao Lupetti. Yuko, saluta anche tu, amore. Ciao Lupetti. Ciao. Al prossimo video. Ciao a tutti.